Gentili amici telespettatori, bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del TG8. In apertura di telegiornale parliamo di cronaca. Lancia un petardo vicino alla sede dell'ANT di Nardò, ma provoca la morte di un cane che per lo spavento si gettò da una terrazza di un primo piano. Un episodio che risale a più di un mese fa, ma proprio quel particolare ha portato all'identificazione del responsabile, che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, accensione ed esplosioni pericolose. I dettagli nel primo servizio. Lo scorso 20 dicembre al centralino del commissariato di polizia di Nardò fu segnalata l'esplosione di un grosso petardo in via Palermo. Gli agenti accertarono che ignoti avevano effettivamente fatto scoppiare un potente mortaretto vicino alla sede dell'ANT, l'Associazione Nazionale Tumori, danneggiando lievemente una Fiat 16 di proprietà della Presidente. Dopo aver acquisito i primi elementi ed avviato le indagini, anche sull'onda dell'indignazione delle autorità civili e della popolazione reletina per il fatto, l'attenzione degli investigatori era stata da subito rivolta su una persona notata a bordo di un ciclomotore che si era fermata proprio in quella zona per poi sparire poco prima della deflagrazione. Individuato il motorino ed il proprietario, un 39enne del posto, questi dapprima ha tentato di negare il possesso del motociclo, ma dopo essere caduto in contraddizione e messo di fronte all'evidenza, ha ammesso di aver prestato il mezzo ad un suo amico, un 32enne pluripregiudicato di Nardò. Quest'ultimo, nel corso di un interrogatorio presso il commissariato, caduto a sua volta in contraddizioni, è stato costretto ad ammettere di essersi realmente trovato sul posto al momento dello scoppio e di aver poi soccorso un cagnolino che si era gettato da una terrazza del primo piano perché spaventato dalla deflagrazione del petardo. Il povero cane aveva purtroppo riportato lesioni gravi, tanto da morire dopo due giorni. Questo particolare elemento, insieme a numerosi altri acquisiti nel corso delle indagini, ha permesso di attribuire al pregiudicato la responsabilità del fatto. Pertanto è stato denunciato all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato, accensione ed esplosioni pericolose. Il proprietario dell'animale non ha finora presentato alcuna denuncia. Non sono state tra l'altro accertate richieste estorsive nei confronti dell'ANT. Pertanto le indagini proseguono per scoprire il movente che ha portato all'odioso gesto. Proseguiamo con la cronaca. Furto nella notte presso la concessionaria BMW M Auto, sita a Lecce sulla superstrada per Brindisi. Ignoti, poco prima delle 4, sono riusciti a entrare nella concessionaria riuscendo a portar via una BMW serie 7 prima di darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Belialpol e una pattuglia di polizia che ha effettuato i rilievi. Il danno ammonta a 123.000 euro. Ancora cronaca, scippatore in azione a Lecce. L'episodio nelle prime ore di questa mattina su Viale De Pietro, nei pressi del tribunale. Un giovane a bordo di uno scooter ha affiancato una donna sui 50 anni e con un'azione fulminea le ha sottratto la borsa. Magro il bottino, il malvivente si è impossessato del cellulare di appena 30 euro. Subito dopo è fuggito facendo perdere le sue tracce. Per fortuna la donna non ha riportato ferite, ma è apparsa visibilmente scossa per quanto accaduto. Sul posto gli agenti di polizia che hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini. Ancora cronaca, incidente nei pressi di Guagnano, un uomo originario di Manduria. Questa mattina è uscito fuori strada schiantandosi contro un pilone in cemento. Trasportato in codice rosso al Vito Fazzi, ha riportato diverse fratture ed è ricoverato in gravi condizioni. Terribile incidente stamani sulla 7 Terra, la Guagnano-San Pancrazio, strada già teatro in passato di diversi sinistri, anche mortali. Intorno alle 8 di questa mattina, Rocco Suma, un 34enne originario di Manduria, alla guida di una Renault Megane Station Wagon, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo all'altezza di una curva all'ingresso di Guagnano. Dopo diversi testacoda, l'auto si è accartocciata contro un pilone della raccolta delle acque prima di terminare la sua corsa in campagna. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli. L'uomo è apparso subito in condizioni piuttosto gravi. Per liberarlo dalle lamiere è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Veglie, allertati da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto anche gli operatori del 118 che hanno trasportato il giovane in codice rosso presso il Vito Fazzi di Lecce. Ancora una volta la strada statale 7 Ter rivela tutta la sua pericolosità. Nell'ultimo incidente, avvenuto pochi giorni fa sul tratto Campi-Guagnano, ha perso la vita un anziano di 82 anni.
Ieri pomeriggio i carabinieri di Maglie hanno arrestato Giulio Grecuccio, 28 anni, di Cursi, già noto alle forze dell'ordine per ripetute violazioni delle norme sullo spaccio di stupefacenti, per le quali è stato più volte tratto in arresto. Il giovane, che era già sottoposto alla detenzione domiciliare, sempre per reati di droga, è stato colto in flagranza mentre spacciava una dose di eroina ad un 48enne di Montesano Salentino. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura di Lecce quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il Grecuccio, per violazione degli arresti domiciliari, è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Lecce. I carabinieri di Lecce del NOE hanno sequestrato a Scorrano due aree all'interno delle quali erano stati sversamente all'interno delle quali erano stati sversati illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e sbucciatura delle olive. Vediamo il servizio. I carabinieri del NOE di Lecce, il nucleo operativo ecologico, al termine di un'ispezione ambientale avvenuta all'interno della sede operativa di una cooperativa agricola di Scorrano, hanno sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza due aree di 600 metri quadri complessivi, all'interno delle quali erano stati illecitamente sversati rifiuti speciali pericolosi ma anche non pericolosi. Nello specifico si tratta di soluzioni acquose di fanghi prodotti dall'operazione di lavaggio, pulizia e sbucciatura delle olive. L'operazione rientra nelle consuete attività di monitoraggio finalizzate a verificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole. A conclusione del controllo, il socio amministratore della cooperativa è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce per l'ipotesi di reato relativo alla gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non. Oltre all'autorità giudiziaria, per i provvedimenti di specifica competenza, è stato dato avviso anche alle autorità amministrative interessate da simili situazioni. 20 famiglie povere di Lecce si sono dichiarate disposte a ospitare uno o due profughi o rifugiati politici, dando vitto e alloggio in cambio di un adeguato rimborso in denaro da parte delle istituzioni locali. La prefettura di Lecce qualche settimana fa ha comunicato in una nota di aver aperto un bando alle varie associazioni per poter assistere centinaia di profughi. E quanto fanno sapere i volontari del Comitato Leccese di Pronto Soccorso dei Poveri, che danno risalto positivamente a questa proposta, che oltre a dare una dignitosa sistemazione e integrazione sociale a queste persone, potranno dare indirettamente un contributo economico alle nostre famiglie più indigenti. In alcuni paesi del nord Italia già esiste un tipo di assistenza simile nei confronti dei profughi da parte delle famiglie, alle quali viene corrisposta la cifra di 400 euro per ogni profugo ospitato. A Palazzo Carafa nasce il gruppo Lecce 2017. Parliamo dunque di politica cittadina, nuovi equilibri nell'assise di Palazzo Carafa. Il rimpasto formalizzato sabato scorso a seguito dell'accordo tra Forza Italia e Fittiani, con l'ingresso in giunta di Brandi e Messuti e l'uscita della Tessitore dall'esecutivo cittadino, ha lasciato sul terreno parecchi scontenti. Vediamo come nasce questo gruppo Lecce 2017. Nasce Lecce 2017, un nuovo gruppo consiliare a Palazzo Carafa. I consiglieri comunali Damiano D'Autilia, Roberto Martella, Paolo Cairo, Rocco Ciardo e Lucio Inguscio hanno ufficializzato la costituzione del neogruppo. La decisione è maturata dopo la scelta del sindaco Paolo Perrone di far entrare in giunta Forza Italia e di nominare Gaetano Messuti vice sindaco al posto di Carmen Tessitore. L'annuncio è stato dato ieri pomeriggio nell'aula consiliare al momento dell'apertura dei lavori dell'assise cittadina, convocata per discutere tra l'altro del regolamento per l'accesso alla zona traffico limitato. È un passo che rappresenta un segnale forte e chiaro da parte degli scontenti del cosiddetto rimpastino e apre nuovi scenari nella vita politica leccese, anche in vista del successore di Perrone alla guida della città, alla scadenza naturale del mandato nel 2017. Non rivendichiamo posti in giunta, ha precisato Ciardo, capogruppo
di Lecce 2017 e auspichiamo un confronto costruttivo con il sindaco Perrone, stando, si intende, nel solco del programma da lui indicato. Il gruppo dunque rimane in maggioranza. Apparentemente nessuno scossone per l'amministrazione guidata da Perrone, ma la nuova compagine, con 5 componenti, è superiore numericamente a quella dei conservatori e riformisti di Raffaele Fitto, che nella città di Lecce, almeno in teoria, dovrebbe essere particolarmente forte e competitivo. Arrivano multe salate per chi getta a terra mozziconi di sigaretta. Lo stesso vale per carte, scontrini e gomme da masticare. Dal 2 febbraio parte la campagna contro i maleducati e gli incivili. Vediamo. Dal 2 febbraio chi getterà a terra mozziconi di sigaretta, chewing gum e scontrini dovrà pagare una multa da 30 a 300 euro. Lo scorso 18 gennaio, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge riguardante le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Il provvedimento sarà in vigore dalla prossima settimana ed è volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni come scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare e via dicendo. A Lecce, in realtà, un ordine dirigenziale dell'ufficio ambiente del 2011 prevedeva già l'obbligo di tutti i titolari di pubblici esercizi di dotarsi di adeguati cestini e posacenere da collocare all'ingresso dell'attività. Non ci sono più scuse per chi inquina l'ambiente, dichiara l'assessore Andrea Guido. Finalmente arriva una svolta importante, anche se rimango convinto che la soluzione del problema resterà comunque legata intimamente alle abitudini e a quelle determinate gestualità dei fumatori. Qui non si tratta di ridurre il consumo di sigarette, quindi, ma si rileva necessaria l'adozione di comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente e della salute altrui. Le cicche di sigaretta disperse nell'ambiente naturale non sono solo brutte da vedere, ma costituiscono una reale minaccia per la vita acquatica e la fauna marina. Ogni anno milioni di animali marini perdono la vita a causa dell'ingestione di cicche di sigaretta scambiate per cibo. Occorre tener presente, afferma ancora l'assessore all'ambiente Andrea Guido, che la raccolta delle cicche, infine, risulta particolarmente difficile a causa delle loro ridotte dimensioni. Ho già scritto a tutte le forze dell'ordine che operano in città, conclude Andrea Guido, chiedendo la massima attenzione nel far rispettare la nuova norma e affinché vigili e ispettori ambientali siano supportati e coadiuvati dagli operatori delle altre forze dell'ordine in una campagna, a mio avviso, storica come questa che ci accingiamo a intraprendere. La Guardia di Finanza comunica che sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i bandi di concorso per l'Accademia del Corpo. In particolare le norme riguardano concorsi pubblici per titoli ed esami per la missione di 55 allievi ufficiali del ruolo normale e 7 allievi ufficiali del ruolo aeronavale. Ai concorsi possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto alla data del 1 gennaio 2016 il 17° anno di età e non superato il 22° e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito della Guardia di Finanza, area concorsi online, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi. Cambiamo argomento, con cerimonia di premiazione questa mattina al Quirinale a Roma di un concorso del Ministero dedicato alla Shoah. Ricordiamo che oggi si celebra appunto la giornata della memoria. Agli alunni della classe del quarto circolo il primo premio per la sezione scuole primarie. Vediamo. In occasione della giornata della memoria, questa mattina alcuni bambini della scuola Quarto Circolo di Lecce sono stati premiati a Roma, nella sede del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro Stefania Giannini e del Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Renzo Gattenga. La manifestazione, trasmessa in diretta su Rai 1, rientra nell'ambito della 14ª edizione del concorso I giovani ricordano la Shoah, bandito dal Ministero dell'Istruzione.
Dopo aver superato la selezione regionale, gli alunni della classe quinta sezione A del quarto circolo di Lecce, coordinati dai loro insegnanti, hanno ottenuto il primo premio per la sezione scuole primarie, con l'elaborato La città che sussurrò, ispirato all'omonimo libro di Jennifer Elfgren, premio Andersen 2015. La partecipazione al concorso è scaturita dalla necessità di promuovere una cultura della pace e del rispetto, approfondendo la conoscenza della storia recente, in particolare della Shoah, per non dimenticare. Alla cerimonia è presente anche una rappresentativa di alunni della classe quinta C della scuola primaria Sigismondo Castromediano di Lecce, vincitori lo scorso anno del concorso Riprendiamoci i nostri sogni. Sono tante le iniziative proprio organizzate in occasione della giornata della memoria che si celebra oggi, sia a Lecce che in provincia. Per esempio alle officine Cantelmo di Lecce la presentazione del libro di Antonio Ferrara, La corsa giusta, che narra la vicenda extrasportiva del campione di ciclismo Gino Bartali, che aiutò numerosi ebrei dalle deportazioni. Vediamo. Nuovo appuntamento della rassegna Incontri con l'autore, organizzata dall'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Lecce nell'ambito dei progetti di promozione della lettura Lecce Legge. Questo pomeriggio alle 16.30 alle officine Cantelmo, ospite della rassegna sarà lo scrittore Antonio Ferrara, che presenterà il suo ultimo romanzo La corsa giusta. Si tratta dell'avvincente racconto di un eroe del ciclismo italiano, Gino Bartali, un uomo che ha fatto dello sport la sua ragione di vita e che nel 2013 è stato dichiarato giusto tra le nazioni, il più alto riconoscimento dello Stato di Israele per i non ebrei. Con estremo coraggio, infatti, non è rimasto indifferente al dramma delle persecuzioni del popolo ebreo che si consumava nell'Italia fascista. Negli anni della guerra, il campione delle due ruote nascose in casa una famiglia di ebrei e nel telaio della sua bici, arrotolati, i documenti falsi che servivano per aiutare nella fuga altri ebrei e salvarli così dalle deportazioni. Bartali adoperava questo ingegnoso stratagemma durante le sue corse tra Umbria e Toscana per far giungere a destinazione quei preziosissimi fogli di carta, passando spesso proprio sotto il naso dei tedeschi che lo immaginavano impegnato ad allenarsi. Restiamo ancora in tema. Nel 71esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, per ricordare l'Olocausto agli studenti, torna lo spettacolo teatrale itinerante multimediale Shoah, frammenti di una ballata, prodotto da Farm Lecce, promosso dal Consiglio regionale della Puglia in collaborazione con l'Ufficio regionale scolastico e gli assessorati alla cultura dei comuni interessati. Fino al 2 febbraio lo spettacolo andrà in scena in 8 comuni delle 6 province pugliesi. A Lecce l'appuntamento è fissato per venerdì 29 gennaio al Teatro Antoniano. Nel 2015 sono stati 4.000 gli allievi di 80 istituti scolastici che hanno assistito alla toccante rappresentazione dell'attore e regista Fabrizio Saccomanno con le musiche dal vivo del violoncellista Radi Hasa e la partecipazione sullo schermo degli attori Michele Placido, Cosimo Cinieri, Emilio Solfrizzi, Brizio Montinaro e Rino Cassano. Abbiamo adesso la pagina dedicata al calcio, parliamo del Lecce. I tifosi giallorossi già sognano di poter rivedere in maglia giallorossa uno dei loro idoli del recente passato. Parliamo di Mirko Vucinic, attaccante montenegrino ma leccese ormai d'adozione, che ha confermato la volontà di chiudere la sua carriera nel club che lo ha lanciato nel mondo del calcio che conta. Ecco alcune fasi, per meglio dire, della conferenza stampa che si è tenuta ieri. Vediamo. Di Lecce tutti sanno che Lecce è un'altra, è mia seconda casa, che è diventata la prima, perché comunque Lecce mi ha dato tanto e a Lecce devo molto. E quando giocavo a Lecce penso di aver dato qualcosa a Lecce. Nella mia recente intervista a Sky Sport ho dichiarato che vorrei chiudere la mia carriera qua. E io sto dietro le mie parole, solo che dietro di me c'ho un altro anno di contratto che devo rispettare e che comunque devo rispettare il mio club, che è Al Jazeera, che comunque mi sta vicino in questo infortunio che sto attraversando, e poi si vedrà.
però rimango dietro le mie parole che mi piacerebbe chiudere la carriera a Lecce. Con me non si deve parlare, perché comunque se vengo qua non vengo per guadagnare o per fare chissà che cosa, vengo per chiudere la mia carriera e cercando di aiutare Lecce. Io di calcio seguo poco, seguo un po' Lecce perché comunque mi è rimasto nel cuore, sia la città che il club. Poi al di là se sta in C1, B, A, non me ne frega niente. Ecco. E se no, se vengo qua e sto a 30%, prima di tutto non voglio fare non voglio rovinare di bello che ho fatto fino quando ho giocato nel Lecce. Ecco. Perché se vengo qua e poi non sto bene fisicamente, preferisco starmene a casa e godermi i miei figli. No, a me di calcio italiano non manca niente. Perché comunque il calcio, giocando lì, mi diverto. E quando giochi calcio, se ti diverti, vai avanti. A me, come per ogni giocatore, il sogno è chiudere carriera nel proprio club che amo. Mancano tante cose, cioè manca la città, le persone che vivono qua, perché comunque la mia più bella infanzia l'ho vissuta qua a Lecce, perché comunque da 17 a 20 anni sono stato qua e i più belli anni da ragazzo giovane li ho vissuti qua. Ma quello che ho visto è che dobbiamo cercare di vincere partite, perché vincendo le partite sali in categoria più alta. C'è qualcuno che si assomiglia? Ma non lo so, non vorrei dare giudizi. L'importante è che Lecce vinca e che Lecce sale in Serie B. Quello lo voglio io, penso, e tutti quelli che amano Lecce vogliono la stessa cosa. No, ma quando sono andato via da Lecce pensavo a sta cosa, perché comunque quando sono andato via a Roma per me non era facile, nonostante che andavo in una grande squadra, perché comunque lasciare una città che mi amava, che mi ha dato tanto, che anche io gli ho dato qualcosa, non era semplice per un ragazzo. No, contatto non c'è stato. Contatto non c'è stato e che io sono fatto così, perché comunque poi, ripeto, può darsi pure che non succede, perché nel calcio non si sa mai da giorno a notte cosa porta. Ecco. Ma li saluto tutti quanti e spero di vederci presto in una serie migliore di quella che stiamo adesso. Un abbraccio a tutti. E speriamo dunque nel ritorno di Vucinic nel Lecce, così come speriamo anche in una promozione nella serie del campionato cadetto. E adesso seguiamo l'intervista realizzata con il dottor Peppino Palaia, ex medico sociale dell'Unione Sportiva Lecce e quasi un padre putativo per Vucinic, avendolo visto arrivare nella società giallorossa da promessa del calcio e andar via da campione avviato ad una brillante carriera. Sentiamo. Dottore, passano gli anni ma l'affetto di alcuni ex calciatori del Lecce si mantiene intatto nei suoi confronti, una dimostrazione, un'attestazione di stima per le sue capacità. Ultimo, l'ordine di tempo, Mirko Vucinic, che spera di chiudere la carriera nel Lecce. Ma insomma, in tutti i campi della vita, quando si lascia un buon ricordo fa piacere, vuol dire che si è seminato bene. D'altro canto in 36 anni ho seminato tantissimo. Ho raccolto anche dei bei frutti, questo non c'è. È una dimostrazione sicuramente Vucinic, che mi è rimasto legato dal punto di vista umano, perché è venuto ragazzino a Lecce. Si può dire che tra virgolette l'abbiamo cresciuto e lui ha dato tanto dal punto di vista umano, perché come dicevo anche prima un altro collega, Vucinic ha dentro dei enormi valori umani, è un ragazzo per bene. Grande campione, questo non lo devo dire io, stiamo cercando di recuperarlo in modo che possa, con la sua squadra di appartenenza attuale, possa riprendere la preparazione estiva senza nessun problema. Arrivano da promesse del calcio, vanno via da campioni, lasciano un grande ricordo. Lei sarebbe favorevole ad un ritorno in maglia giallorossa di Vucinic, ciò glielo sconsiglierebbe? Ma io non lo sconsiglio, lui vuole vivamente tornare nel Lecce perché è innamorato del Lecce. Quella famosa frase che disse a Bari, de Lecce si musimu, dopo aver segnato il gol, lo dimostra anche quando militava, lo ha dimostrato anche quando militava in altre squadre, nella fattispecie nella Roma. Quindi io, se le condizioni fisiche sono ottimali, sicuramente darà qualcosa dal punto di vista dell'entusiasmo, e che è inutile
girare intorno. Dobbiamo considerare Vucinic un leccese puro sangue ormai. No, quell'infortunio al ginocchio non ha lasciato dei reliquati, adesso c'è l'altro ginocchio interessato e si spera che possa recuperare così come ha fatto la volta scorsa. Io ho tutti i lavori che abbiamo fatto per il primo episodio traumatico, adesso lo seguiremo sullo standard di quello che ha fatto prima, quindi abbiamo un riferimento, dico purtroppo un riferimento, che però ci permette anche di seguirlo in maniera diciamo ottimale. Per concludere una battuta, non è d'accordo quindi con il dottor Giovanni Semeraro che diceva sono contrario ai cavalli di ritorno? Ai cavalli di ritorno contrario, bisogna vedere, perché non tutti i cavalli di ritorno sono stati negativi come ritorno, qualcuno ha avuto anche un ritorno tra virgolette buono, quindi io penso che Mirko possa venire a Lecce e dare anche la sua, però secondo me è un fatto molto futuribile. Bisogna vedere tante cose, no? Io non sto più addentro alla società, però bisogna vedere i programmi della società e la categoria di appartenenza alla società, perché comunque bisogna valutare tante cose. Penso che la società stia facendo qualcosa di importante, però è chiaro che anche la società deve migliorare in tante cose. Deve andare con il piatto a calciare per indirizzare bene la palla, però gli è saltata male. Brutto intervento su Totti, qui Tonica! Il genio giallorosso l'ha messa dentro, eccolo qua Mirko, eccolo qua, straordinario Mirko, 1-0 per lui, che palla! Bene, con l'intervista al dottor Palaia e le gesta del nostro grande campione Mirko Vucinic si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Io ringrazio quanti hanno scelto l'informazione di Canale 8, vi auguro buon proseguimento di serata, arrivederci.